Questo video è sponsorizzato dal Pugnale, ovvero la mia nuova azienda. È una newsletter gratis per sempre e per tutti. Tu ti iscrivi e ogni giorno, da lunedì al sabato, ti arriva un'email con le 4-5 notizie più importanti riguardo cripto, business, innovazione, economia e società. C'è il link in descrizione, ti puoi iscrivere gratis. Se poi non ti dovesse piacere, ti puoi disiscrivere, non è un problema. Così mi fai sapere anche cosa ne pensi, cosa possiamo migliorare. Sono in cerca di feedback. Tanto è gratis, ti ripeto. Ci vediamo dentro. Bye. Buongiorno squadra, questo video è, è, fa parte della serie di video parlati che sto pubblicando in tutti questi giorni ed è, è un video molto importante, specialmente per i ragazzi della mia età, cioè i ragazzi giovani, poi per chiunque comunque, anche persone più grandi, cioè se tu hai 30 anni guarda questo video, se tu sei più grande guarda questo video, non ti preoccupare. Perché è importante? Perché... Io ho 21 anni, sono prossimo per i 22, li farò appunto a maggio per chi se ne, se ne vuole saperlo del 2022 Comunque ho 21 anni e sono partito da, dal nulla, sono partito che avevo 70 euro nel conto avevo, Anzi avevo tipo 900 euro, avevo comprato il computer ai tempi quindi mi sono rimasto poi tipo con, <ride> con 100 euro 30 euro mi avevo comprato tipo l'abbonamento a qualche software a canva cose del genere Avevo 70 euro e ero partito con pochissimi soldi non ho un diploma, io ho lasciato scuola, non ho fatto mai il quinto anno di superiori, ho finito il quarto anno, andavo pure abbastanza bene a scuola. Poi non ci sono andato più per appunto dedicarmi. Ho preso ho fatto questa pazzia di dedicarmi, appunto, a questo business. che poi comunque è riuscita. Questa pazzia, cosa che non consiglio di fare a nessuno. Ehm. Non vengo da una famiglia ricca, i miei genitori non sono ricchi, abbiamo fatto sempre parte della classe media-bassa, le uniche vacanze che ci facevamo erano tipo una, ogni tre anni, tipo in crociera, perché la crociera è più accessibile a tutti, <ride> quindi quelle poche vacanze che ci siamo fatti erano appunto oro per noi. E, niente... Posso garantirti che appunto l'unica cosa che posso dire è che come ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque, questo appunto è una cosa essenziale, ci ho fatto anche un video al riguardo sulle credenze, sul fatto appunto di come funziona la tua testa, che se ti metti gli obiettivi giusti e credi in te stesso, credi che appunto puoi fare quella cosa, eh, non, non c'è nessuno che ti ferma, ok? Eh, tre cose volevo parlare, volevo dirti appunto: se tu ti senti tipo perso, non sai cosa devi fare, se tu magari fido le superiori, non sai se all'università, che lavoro fare, non sai appunto, eh, fido l'università magari, tipo non sai cosa devi fare. Tre cose di cui voglio parlare, che appunto, magari possono essere utili. La prima è non ascoltare i tuoi genitori, eh, questa è una cosa estremamente importante che ho. Che ho sentito e che ho letto da Jordan Peterson. Jordan Peterson, per chi non lo conoscesse, è una persona d'oro da cui ho imparato tantissimo, è una persona saggia. e Quando tipo non so io cosa devo fare, guardo video di Jordan Peterson perché è molto bravo, è una di quelle persone che tipo... C'è il tour, io andrei al tour, cioè non ho mai visto un concerto di nessuno, di un, nessun cantante, non sono mai andato tipo a vedere tipo nessun cantante nessun attore Jordan Peters è una di quelle persone che, a cui andrei tipo a vederlo per un autografo per farmi tipo una fotografia e stringergli la mano perché è davvero tipo una persona ottima odore da ascoltare eh, lui spiegava questo ehm, questo fatto dei, dei genitori di non, di non ascoltare i genitori tu arrivi a un punto uno sei piccolo lui spiegava questo uno tu sei piccolo di età i tuoi genitori sono tutto per te, perché tu non hai una conoscenza del mondo, non sai come funzionano le cose, quindi ogni volta che tu hai un dubbio, un problema o una domanda, chiedi ai tuoi genitori, perché sai che loro sanno più di te. Arriva un punto nella tua vita in cui diventi grande, tipo 18, 19, 20, 25 anni, 30 anni, in cui capisci ehm, che i tuoi genitori non sanno più di te, che sono al tuo pari, ok? I tu capisci che i tuoi genitori sono persone normale, umane, esattamente come te. Anche loro non sanno delle cose, anche loro sbagliano a prendere decisioni, anche loro appunto fanno scelte sbagliate, anche loro sbagliano nella vita quotidiana e non sempre possono aiutarti, non sempre hanno eh, appunto la conoscenza giusta per darti la direzione giusta. Eh, questa cosa è estremamente importante. Tu devi ascoltare... La, tu devi ascoltare l'opinione di tutti ok però prendere devi ascoltare l'opinione di tutti però accettare solamente l'opinione di chi è un esperto nel campo in cui tu appunto hai fatto la domanda io ringrazio eh, ringrazio davvero eh, non so chi ringrazio davvero me stesso per non aver eh, per non aver appunto aver fatto sempre con la mia testa e non avere mai ascoltato nessuno eh, che non si intendesse appunto di impre imprenditoria business online perché se avessi ascoltato i miei genitori o altre persone comunque amici a quest'ora probabilmente sarei all'università che non ti sto dicendo che appunto l'università non è la giusta strada però per me non è la giusta strada perché appunto per quello che voglio fare io non è la giusta strada e ringrazio appunto che sono una persona molto testarda, estremamente testarda e Mi convinco solamente appunto se vedo che una persona è davvero brava in quello che sto facendo Se voglio un, un consiglio di, di business, non mi interessa nulla, ti ascolto Ascolto la tua opinione, però non, mi non accetto la tua opinione se tu non fai business, non hai mai lanciato aziende Hai fatto imprese e così via Accetto solamente consigli appunto di chi ha fatto quella cosa questo consiglio è estremamente importante. Molto spesso i nostri genitori ci condizionano molto su quello che noi dobbiamo fare. Ehm, io sono molto... Poi ovviamente cambia, è <ride> soggettiva questa mia opinione. Può, può essere anche non condividere questa opinione. E sono tranquillo, cioè non mi frega nulla. E io sono più che tu devi essere sempre ribelle. Cioè devi essere un figlio ribelle. Eh, perché devi fare sempre con la tua testa. Devi fare sempre quello che tu credi meglio in te. Specialmente se sei grande. Perché... Io sono all'idea che, appunto, si arriva a un punto, come abbiamo detto, in cui i genitori non hanno sempre le risposte. Eh, danno le risposte seguendo appunto il cuore, appunto, il cuore che tu sei il loro figlio, quello che pensano che sia meglio per te, per la sicurezza economica. No, no, non prendere rischi perché, appunto, il rischio no, no, non prendere rischi. Lo fanno per, appunto per amore, per amor tuo, per non farti, appunto, fallire. Però... Non sempre, non prendere rischi, non prendere mai rischi, specialmente giovane, è un rischio troppo grande allo stesso tempo, quindi non conviene sempre ascoltarli. Questo concetto oggi l'abbiamo detto. Si arriva a un punto in cui tu devi diventare indipendente e devi imparare a prendere le tue decisioni, devi imparare a prendere appunto a capire se una cosa è giusta oppure no. Capire a chi chiedere. E capire appunto il fatto che i tuoi genitori non sempre hanno ab abbiano una risposta. Seconda cosa estremamente importante: se non sai cosa fare, se non sai che, quale carriera prendere, eh, non preoccuparti perché è normale. Se non, sai, se non lo sai, perché non hai provato abbastanza cose. Eh, io come ho fatto a scoprire che mi piace... Io facevo magie. Quando ero piccolo cominciavo alle medie a fare tipo magie, cose con le carte. E ero molto bravo pure perché mi impegnavo. E pensavo che volevo fare quella vita. E andavo a scuola e dicevo che appena finisco scuola superiori voglio diventare un croupier. Io croupier tipo quelli che lavorano nei casino perché mi piaceva tantissimo fare le carte, giocare con le carte. Voglio diventare un mago, un prestigiatore e così via. Eh, volevo fare quello solamente perché avevo provato solamente quella cosa. Non l'avevo mai visto, non mi ero mai interessato al business, al design, alla programmazione, eh, so, all'architettura, a niente. Okay? Avevo fatto, mi ero solamente concentrato e guardavo video solamente su quel qualcosa e quindi era normale che l'unica cosa che mi poteva piacere era quello. <ride> Poi ho scoperto tipo il business, l'e-commerce, il digital marketing e così via. Ho capito davvero che mi piaceva quello. E Questa cosa devi farle pure tu. Cioè, tu da domani, da oggi stesso, cominci a guardare video, a provare cose di qualsiasi cosa ti passa per la mente. Domani, in, qua, cominci a guardare tipo video su come si programma, impara a programmare. Ok? Due, tre, quattro mesi, fallo. E poi vedi se ti piace. Magari ti piace, dici, ok, forse, 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 ma sai qu quasi quasi ci provo. Ok? Oppure dici, bah, non mi piace. Ma la che vada appunto a imparare a programmare non ti piace. Cioè, hai una skill in più che non fa mai male. Lo stesso, fai tante cose. imparare a programmare. Nel frattempo, appunto, ti concentri pure sul design. Ti guardi tipo video di design e design. Provi a disegnare, a fare web design. Ehm, Vari se ti piace. Interior design, architettura, storia, geografia, leggi, società, ehm, azienda, come fare e-commerce, come fare pubblicità. Cioè. Prova più cose che puoi, ormai è, è gratis, è gratis. Non ti costa nulla guardarti un video su YouTube, eh, sperimentare appunto, scaricarti eh, Photoshop con la prova gratuita e vedere appunto se ti piace oppure no. E e fare foto, fare editing video, cioè guardati un tutorial, prova a fare, prova a sperimentare. Mal che vada appunto. Se ti va male, imparato a fare video, se ti va bene, appunto, hai trovato la tua passione. Questa è una cosa estremamente importante. Prova tante cose, concentrati affinché non trovi quello che ti piace fare. Può essere qualsiasi cosa. Se tu non hai mai provato nulla nella tua vita, se la tua unica cosa che hai provato è tipo andare all'università e studiare giurisprudenza, come fai a sapere che giurisprudenza è quello che vuoi fare davvero nella vita? Cioè non hai provato altro, non hai provato a fare architettura, non hai provato a fare, eh, eh, fare programmazione, cioè... Magari tu pensi che ti possa piacere come io pensavo che, mi, che la mia vita era fatta per le, per le carte, per le magie. Perché avevo provato solamente quello. Magari a te piace giurisprudenza perché hai tuo padre che è avvocato. E pensi che appunto, sì, sì, è stata giusta. Però appunto poi ti accorgi che non è quella giusta. Cioè, devi provare tantissime cose, e più cose che puoi, affinché non trovi quella giusta. Terza cosa, eh, un consiglio che io gli posso darti, fatti un piano per un anno su qualcosa che vuoi fare. Dopo che trovi quello che vuoi fare, ti fai un piano scritto a matita su quello che appunto vuoi fare, quello che devi fare nel quotidiano, i tuoi obiettivi e così via, come raggiungerli. E impieghi un anno a lavorare almeno due, tre ore al giorno, tutti i giorni, nel raggiungere quel piano, nel raggiungere quell'obiettivo. Un anno. Quello che ho fatto io, per esempio, ho lasciato scuola. Okay. il quinto anno, quello che doveva essere il mio quinto anno eh, l'ho fatto appunto, mi sono concentrato appunto per un anno nel fare qualcosa nel raggiungere questi miei obiettivi, questo mio piano nell'attuare, nel portare a termine il mio piano un anno, non una settimana, non un mese, un anno almeno ti metti tutti i giorni lì e provi a lavorare no provi, devi riuscire a lavorare e raggiungere i tuoi obiettivi dopo un anno ci vediamo okay. e mi dice quello che è successo per un anno fai un piano, e per un anno lavora più che puoi, al massimo del tuo potenziale e vedi che succede. Queste sono parole sempre dette da Jordan Peterson che mi hanno cambiato la vita. YouTube, ok? Per un anno io ho fatto un video, anzi per un anno su YouTube ho fatto tre video a settimana. Guarda che è successo. Appunto YouTube mi ha svuotato un pochettino anche la parte lavorativa. Col mondo L, quando ho cominciato appunto a lavorare come freelancer, non ho pensato tipo a fare mille cose. Una cosa sola, prendere clienti come freelancer per un anno, tutti i giorni, al massimo del mio potenziale. E ci sono riuscito, poi appunto è successo quello che è successo. Con l'e-commerce lo stesso. Se tu hai appunto, hai capito che questa cosa che vuoi fare deve essere la cosa giusta appunto prima... Viene quello, prima viene il testare nuove cose per capire quello che ti piace fare. Dopo che tu trovi, ti concentri per un anno e per un anno fai il lavoro giusto al massimo del tuo potenziale tutti i giorni. <ride> ci vediamo fra un anno qua e mi dici quello che è successo. Se tu a partire da oggi, ripetiamo per la, per la centesima volta, ti metti lì e fai un video al giorno, lo pubblichi su YouTube il giusto video nel giusto modo per un anno. Noi ci vediamo il 6 gennaio 2023 e mi dici quello che è successo. Mi dici appunto la tua vita e com'è cambiata. Ok? Deve essere un anno, deve essere fatto bene non devono essere tipo una settimana. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non come dicono di puro. Questa cosa è estremamente importante. Quindi ricapitolando, sin dall'inizio, tre cose che appunto possono essere utili. La prima... Non ascolta i tuoi genitori. O, meglio, non ascolta nessuno che non sia esperto in, nella domanda che tu hai fatto. Accetta consigli solamente da persone che sono brave, sono esperti in quello che tu vuoi diventare. Se io voglio diventare un imprenditore di successo, ascolto, ascolto consigli da imprenditori di successo, non dipendenti. Non, non nulla appunto a levare, non sto offendendo, però, non ascolto consigli da appunto chi non è un imprenditore di successo, per esempio. Quindi. Eh, specialmente i tuoi genitori che hanno un'influenza importantissima nella tua vita che però molto spesso sono anche loro, hanno anche loro magari difficoltà e ignoranza nel mondo appunto attuale seconda cosa prova tante cose, prova a fare tante cose tutte messe insieme per capire appunto quello che davvero ti piace appena lo trovi arriva al terzo punto che è anche quello più importante ovvero l'esecuzione okay? mettersi il culetto seduto sulla sedia davanti al computer e fare lavorare due trette al giorno al massimo del tuo potenziale, ci ho fatto pure un video al riguardo, l'ho fatto vedere recentemente oggi l'ho fatto sempre in questa serie su come lavorare per un anno, dopo un anno mi fai sapere appunto con un messaggio su Instagram cosa hai fatto la tua vita, cosa hai cambiato e così via, quella è la parte importante ovvero l'esecuzione, l'esecuzione è tutto, c'è anche il mindset, le credenze, ci ho fatto anche un altro video sempre di questa serie, però appunto è estremamente importante l'esecuzione quotidiana. Ok, quindi se sei perso o se hai tipo amici persi e non sono quello che devono fare, mandagli questo video, magari può essere utile. Tu metti nel frattempo un mi piace che aiuti questo canale, iscriviti, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!